Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi parliamo del fiore d'inverno, il radicchio dal sapore gradevolmente amarognolo, dal colore tipicamente amaranto, eh? E quindi è proprio una gran bella e buona insalata, versatile in cucina, bella da vedersi, insomma un vero e proprio fiore. E a questo proposito, a proposito di fiori, noi abbiamo invitato il signor Claudio Patrignani. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta ad Occhio alla Spesa. Grazie. Esperto fiorista, che oggi, esperto fiorista, ma anche, posso dire una battutaccia, verdurista, perché lui è bravissimo a fare composizioni con le verdure. Dice, con i fiori siamo tutti capaci, si fa per dire, ma con broccoli, fagioli, fagiolini e radicchio quest'oggi è davvero ardua. Quindi lo chiameremo a questa bella prova. Che cosa sta facendo? Adesso sto inserendo delle foglie proprio di radicchio intorno a un vasetto di vetro. Con un elastichetto? Sì, perché almeno mi aiuta a sorreggere le foglie. Certo. Vengo, e poi dopo. Vada che poi la vengo a verificare. Ma iniziamo a conoscere da vicino, davvero da vicino, le caratteristiche di questo fiore d'inverno, di questo prodotto meraviglioso, il radicchio. Seguite questa scheda. La cicoria, o radicchio selvatico, era già conosciuta dai greci e dai romani, che la consumavano cruda come insalata. Per secoli il radicchio è stato un cibo povero molto diffuso nella campagna veneta, dove cresceva spontaneo lungo i fossi o al limitare degli orti. In seguito, grazie a trasformazioni casuali e selezioni mirate, è diventato un prodotto pregiato, tipico della stagione fredda e simbolo culinario della città di Treviso. Ma come una cicoria spontanea si è trasformata nel radicchio che conosciamo oggi? Alcuni ne attribuiscono la paternità a un vivaista belga, responsabile di parchi e giardini di alcune ville venete, che nell'Ottocento applicò le tecniche di imbianchimento alle cicorie locali per realizzare dei giardini particolari. Altri sostengono che la nascita di questo ortaggio fu un evento casuale, legato alla dimenticanza di un mucchio di radicchi nel buio di una stalla. Una volta ritrovati, i cespi avevano le foglie esterne scure e avvizzite, ma al centro un cuore rosso vivo e turgido. Insomma, come in una fiaba, un ranocchio divenuto principe, che giunge sulle nostre tavole durante il periodo invernale, allietando non solo il gusto, ma anche la vista. E per parlare di questo fiore, abbiamo chiamato il segretario generale di Qualivita, Mauro Rosati. Ciao Mauro. Ciao Alessandro. E il direttore marketing di un'organizzazione di produttori orticoli del Veneto, Michele Trevisani. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Benvenuto. Buongiorno. Andiamo subito a scoprire e quindi rispondere alla vostra classica domanda. Eh sì, però quanto costa questo fiore d'inverno? Quanto costa il radicchio? Allora giriamo la domanda all'Ismea, la quale ci dice che il radicchio rosso comune sta tra 1,99 e 2,95. Devo dire assolutamente accessibile. Il 50%, Trevisan, della produzione mondiale di radicchio proviene dal Veneto, è così? Me lo conferma? Sì, diciamo che Veneto in Italia è la regione con la maggiore produzione. Perché ci sono altre produzioni fuori dal Veneto? Sì, esistono delle produzioni per radicchio comune che sono al di fuori del Veneto, in altre aree produttive italiane. Però possiamo dire che il radicchio però è a ben quattro, se non vado errato, vero esatto. Mauro? Quattro. Sì, sono quattro le denominazioni di origine, cioè quattro IGP. Sì, diciamo, diamole per ordine di tempo. Esattamente. I longevi sono il radicchio rosso di Treviso e il radicchio variegato di Castelfranco. Poi sono arrivati. Quindi prima Treviso e Castelfranco. Sì, nel 96, poi sono arrivati nel 2008 e nel 2010 Verona e Chioggia, il radicchio di Verona e il radicchio. Sono tutti e quattro degli IGP. E sono, diciamo, i prodotti forse del comparto ortofrutta maggiormente significativi. E allora, anche per dare
maggiore concretezza a quanto dichiarato da Mauro Rosati, io prego Salvatore Perfetto, il nostro regista, di inquadrare, ecco, questo è il radicchio rosso di Treviso IGP, il precoce e il tardivo, quindi Treviso ne avrebbe anche due, no? Certo. Giusto? Ecco. Poi abbiamo il variegato di Castelfranco, questo se chiamarlo fiore è pure poco, è bellissimo, è meraviglioso. Si chiama orchidea, infatti. Si chiama orchidea, infatti, ecco, appunto. E poi eccolo qui il radicchio di Verona e di Chioggia. Bene, signori, vi abbiamo presentato le eccellenze. Così come è un'eccellenza, sapete che tutti i giorni potete giocare e vincere 500 euro in gettoni d'oro. Basta rispondere a una semplicissima, oserei dire banale domanda. Che cos'è il radicchio? Questa è la domanda di oggi. Che ridete? Mettetevi un po' nei miei panni. Allora, che cos'è il radicchio? Un tubero o una cicoria? Fate voi. Codice 1 o codice 2? Date la risposta con un sms al 477-0772 al costo di un euro oppure telefonando al telefono fisso all'894-040 al costo però di 1,01 euro. Da questo momento via le telefonate. Allora, Mauro Rosati, ci descrivi per cortesia le differenze tra ciascuna varietà di questi meravigliosi IGP? Sì, intanto prima di parlare di tutte e quattro direi perché sono importanti i radicchi, perché sì, hanno avuto questo forte diciamo riconoscimento dal mercato. Uno perché è legato un po' all'epopea del Veneto in giro per il mondo, quindi sappiamo che i Veneti sono stati degli immigrati e hanno portato forti flussi migratori all'inizio del secolo. Le loro tradizioni l'hanno portata in me. Poi c'è un grosso attaccamento con questo frutto, con questo ortaggio, con il territorio. Pensate, ci sono 15 feste legate al radicchio solo nel Veneto, quindi cioè 15 feste vissute dalle comunità. E poi credo anche... Sai che dopo ne vediamo una? Una sola, male. Però insomma, non è poco. E poi credo che sia l'altro aspetto è anche... è legato un po' all'aspetto morfologico di questo prodotto, insomma fa anche piacere vedere questi colori, è uno di quelle ortaggi che viene gradito spesso. Le differenze sono diciamo su tre tipologie, una quella morfologica, sì, quindi ci sono varie forme che si prestano differenti, cioè per esempio il variegato di Castelfranco è sicuramente molto diverso da un radicchio rosso di Treviso, l'orchidea. Diciamo, no? Quindi, oppure il Chioggia che ha la classica forma a palla rispetto a quella a grumo che c'ha il radicchio rosso di Treviso, sì. Poi è dal sapore. Perché si va... Ecco, andiamo appunto, questo volevo sapere. Sì, diciamo ci sono gusti più dolci e gusti meno dolci. E qui è la qualità vera del radicchio in generale, perché è stato un ortaggio che ha saputo andare incontro ai gusti sempre più sofisticati dei consumatori. Perché all'inizio queste cicorie erano molto amare e lentamente per selezione naturale e per incroci che hanno fatto poi gli orticoltori sono diventate un po' più apprezzate, un po' più dolci. Questa è la caratteristica che gli ha permesso di sfondare sui mercati. Poi abbiamo, diciamo, io se vogliamo dare un aggettivo anche per le nostre massaie a casa, per le nostre casalinghe, diciamo il Chioggia è quello più rustico, quello più forte, quindi quello più amarognolo. Poi abbiamo quello Verona che è una via di mezzo, quello più duttile, lo possiamo prendere per qualsiasi tipo di evenienza, quindi per le insalate e anche per cuocere. Poi abbiamo quello sicuramente più delicato che è quello di Castelfranco e poi quello più raffinato che è il radicchio di Treviso IGP tardivo. Che ha sicuramente anche una forma molto particolare e soprattutto si presta molto bene in cucina perché si lava anche bene, cioè è un prodotto molto facile da utilizzare e fa molto effetto. Senti, il rosso, la quantità, la forza cromatica del rosso amaranto è legato al sapore amaro?
No, non è legata al sapore amaro, il colore viene fuori dalla colorazione, poi da quella particolare tecnica dell'imbiancamento forzatura che viene fatta sui Trevisi. Cioè cresce senza clorofilla in pratica. Cresce senza clorofilla, chiaramente. Sì. Poi qui ci sono varie, diciamo, tecniche, come si diceva, anche varie così storie legate a questo tipo di tecnica. Io credo che questa sia una di quelle tante cose del savoir-faire italiano, cioè questi non sono solo ortaggi, qui dietro c'è una tecnica e solo noi in Italia abbiamo saputo fare, e quindi credo che l'apprezzamento di questi prodotti non vada solo perché è un buon frutto, ma anche perché c'è veramente una manodopera specializzata dietro a questi prodotti. Ma c'è anche una cultura dell'impresa. C'è una cultura dell'impresa e c'è un saper fare agricoltura che non è un'agricoltura intensiva, ma un'agricoltura di qualità, perché questi prodotti, dobbiamo sapere, costano un po' di più perché sono trattati uno per uno, perché ci sono varie fasi che devono essere fatte per forza a mano, altrimenti questi prodotti non vengono e abbiamo sapori molto diversi. Però abbiamo visto i prezzi prima, quindi nel rapporto qualità-prezzo sono molto convenienti in questo caso. Sicuramente sì, anche perché forse qualcuno ci specula sopra su questi prodotti perché sono particolarmente pregiati, a volte ci sono dei prezzi che non hanno una logica, ma questi sono prezzi che troviamo sicuramente interessanti e possono essere alla portata di tutti, soprattutto perché è un prodotto diverso. Certo, io invece volevo sapere da Trevisan la differenza, che differenze ci sono tra, parliamo solo del radicchio rosso di Treviso IGP, tra il tardivo e il precoce. Il precoce in che periodo lo abbiamo? Innanzitutto il precoce, già dal nome, diciamo, dice che viene prima. Che è ottobre-novembre? No, normalmente è settembre. Settembre? Sì, si comincia già con il precoce. E subito dopo segue il tardivo, che diciamo adesso siamo in zona tardivo. Zona tardivo in questo momento. Senta, ringraziamo sapore... anche la temperatura che si è abbassata, perché ricollegandoci al discorso di prima, il rosso viene fuori proprio con l'alternanza di temperature. E per quanto riguarda il sapore tra il tardivo e il precoce? Fondamentalmente la base amarognola c'è sempre. Beh, la sua caratteristica, esatto, del resto. La fa da padrone soprattutto le condizioni pedoclimatiche, certo, che vanno ad... Ma il tardivo per caso è un pochino leggermente più dolce, un po' sì, leggermente più dolce rispetto a quello che può essere. Allora, Mauro Rosati prima ci diceva quanti eventi, quante feste si fanno intorno e con il radicchio, e questo è verissimo. In questo periodo però in Veneto appunto si tengono tutta una serie di fiere, mostre sul radicchio. E allora noi ci colleghiamo con la nostra Silvia Cavallarin, che l'abbiamo mandata a Rio San Martino di Scorsè, in provincia di Venezia, dove ogni anno appunto si svolge questa bella festa caratteristica. Silvia, ci sei? Ciao Alessandro, sono qui tra i fiori del radicchio, come appunto tu dicevi, a Rio San Martino di Scorsè. Sono in compagnia con il presidente. È talmente eclettico, aspetta, è talmente eclettico il radicchio che è diventato pure un microfono da televisivo. Guardate. Con il radicchio si fa proprio tutto. Allora siamo qui con il presidente dell'Unione del Proloco di Treviso, Giovanni Folladoro, a cui chiedo appunto quanto è sentita questa manifestazione e quanto è sentito il radicchio nel Veneto. Queste manifestazioni sono nel cuore della gente. Questa di Rio San Martino è, pensate, quest'anno alla 30ª edizione, ma la storia delle mostre del radicchio parte ancora dal 1900, quando c'è stata a Treviso la prima mostra del radicchio di Treviso. Nel 1914 la mostra del variegato di Castelfranco, e oggi tutte queste mostre sono raccolte in un cartello Fiori d'Inverno, e sono 12 manifestazioni che durante tutto il periodo invernale percorrono la Marca trevigiana e la provincia di Venezia lungo l'asse del Sile, dove nasce questo splendido prodotto. Quindi possiamo girare il Veneto, passeggiare per il Veneto, assaggiare il radicchio. Ma qui abbiamo una tavola imbanditissima anche di liquori e di birra. Ci racconta un po' sulla birra? Sì, questo è il radicchio, è un prodotto veramente versatile, il radicchio di Treviso IGP. Infatti, come hai visto, viene fatta una birra ambra rossa, ma poi viene utilizzato anche, in Veneto non può mancare, la grappa ovviamente al radicchio. Ma anche i dolci noi facciamo con il radicchio?
Sì, ecco, qui ce ne sono degli esempi, dalle sfoglie con le mandorle, la composta di radicchio, addirittura la marmellata di radicchio, cioè un ortaggio che si usa proprio a 360 gradi. Non mi sarei mai aspettato di trovare la birra al radicchio, è una cosa particolare, effettivamente. Va bene. Vedi Alessandro, possiamo fare il primo, il secondo, i dolci. Sì, però tu non mangiare, sennò perdi la linea, eh? Mi raccomando. Ciao Silvia, ciao, ringrazia Alessandro, il presidente della Prologo. Trevisan, ci sono radicchi senza certificazione, come quello di Lusia o come quello il rosso di Asigliano, ma che hanno in meno, chiamiamolo così, rispetto ai grandi IGP? Diciamo che dietro a un prodotto IGP esiste un disciplinare di produzione, sì, che sta a garanzia di quello che può essere la qualità del prodotto organolettica, quindi mantiene tutte quelle che sono proprio le caratteristiche tipiche del prodotto di qualità. Gli altri radicchi, che non sono, diciamo, chiamiamoli un po' comune, ecco, sono radicchi che hanno una qualità loro, però chiaramente non hanno le caratteristiche dell'IGP. Quindi seguono una normale procedura di produzione, sempre garantiti da un punto di vista... Io invece volevo chiedere all'amico Rosati, ma noi li abbiamo messi tutti insieme, no? Certo. Quindi mi immagino al mercato che mi vogliono spacciare un radicchio comune per magari un rosso di Verona, non so... Succedono queste cose? Sì, sì. Hai come dire, menzione di queste frodi alimentari? Sì, succede molto spesso, perché innanzitutto l'ortofrutta, non possiamo avere un'etichetta nell'ortofrutta, e quindi questo è una roba che succede. Ma perché sulla cassetta non ci deve essere il marchio aziendale? Però generalmente poi la cassetta non la troviamo. Io darei dei consigli ai nostri ascoltatori. Uno, l'uniformità del prodotto. L'IGP del radicchio di Treviso e degli altri radicchi sono tutte uniformi. Non possiamo trovare in una cassetta cose difformi. E tu dici nella forma e nel colore? Nella forma, perché ci sono delle pezzature ben precise, sono i 100 grammi, la lunghezza, quindi quando vediamo una cassetta bella uniforme vuol dire che dentro forse c'è radicchio, perché non solo l'aspetto, che però a volte inganna. L'altro, tu mi dici forse, però poi me lo fanno pagare. Certo, bisogna assaggiare. L'altra cosa è quello che c'è scritto nella cassetta, quindi ci deve essere confezionata con le varie etichettature. La terza cosa è la presenza del verde. Quando vediamo un radicchio e c'ha delle tendenze al verde, forse non è radicchio IGP. Ecco. Perché è l'altro aspetto. E un'altra caratteristica potrebbe essere alla base delle colorazioni marrone all'interno della base del radicchio, significa che il prodotto non è fresco. Okay. Perché Alessandro, questo prodotto è esaltato al massimo quando è fresco e va consumato fresco. Alessandro, scusa, per cortesia una domanda. Siccome io lo consumo molto spesso e lo compro il radicchio e mi piace tanto... Perché sennò te lo regalano. No, vabbè, lo compro perché mi piace. Certo che lo compri. No, allora... a casa però, quando lo cucino, sia mio marito che i nipotini storcono il naso perché dicono è troppo amaro. C'è un modo per farlo diventare un pochino meno amaro? Sì, diciamo che c'è una tecnica molto semplice, basta tenerlo 3 o 4 ore prima nell'acqua e un po' la particolarità amarotica che c'è al radicchio viene persa, però è la caratteristica, quindi non la possiamo levare. Si perde il meglio, no? Assolutamente. Poi ci sono state puntate di Occhio alla Spesa che hanno dimostrato, grazie alla valenza scientifica del professor Scapagnini, che l'amaro allunga la vita. E quindi, ragazzi, fatevele flemmo con la radicchio, però. Allora. Usciamo però dal Veneto per il radicchio, per dimostrare come questo prodotto ha conquistato tutti i palati di tutta Italia e perché no del mondo. Ma noi ci limitiamo a Genova. Anna Livigni, ci sei? Buongiorno a tutti da Genova, sono in mezzo al radicchio questa mattina e con uno dei miei ortolani preferiti, che è il signor Carlo. Carlo, come facciamo a scegliere il miglior radicchio a tavola? Allora, il miglior radicchio si sceglie vedendo prima il colore, che sia bello rosso brillante, che non sia sfumato di sfumature marroncine e di marcio, e che non sia tanto bagnato, perché allora può aver perso delle vitamine. Il radicchio costa molto,
La gente lo compra lo stesso, Carlo? Eh sì, la gente lo compra perché con questo radicchio fai dei piatti che non puoi fare con nessun'altra cosa. Non so, per esempio, si fa i ferri, si fa il risotto, e è molto buono. Anna, ma questo perciò, che... anche se costa un po' caro, si vede. Sì. Anna, è radicchio, è radicchio comune o è un tardivo, per esempio? Il radicchio, ci sono 4-5 tipi di radicchio. C'è questo qua che è di Verona, e questo è di Verona. Questo è il tardivo lungo, poi c'è quello tardivo che è questo qua. Questo aspetti, è quello tardivo che si fa anche perché il lei è un genovese un po' birbante. Allora, quanto sta il prezzo di questi? Allora, i prezzi, aspetta, sinceramente il prezzo il aspetta Anna, sentiamo il parere sì. autorevole. Allora, per quanto riguarda il prezzo, bisognerebbe vedere l'andamento del mercato. Per quanto riguarda la tipologia, quello è un precoce. È un precoce. Precoce, non tardivo. È un precoce. C'è un po' di differenza, ecco. Va bene, siccome però perché si è levato lo zucchetto adesso? Perché si è levato lo zucchetto? Sì, perché gli è caduto l'auricolare, gli è caduto anche il cappello. Adesso mi cade anche il radicchio. No, no, con lo zucchetto. Sai perché, signor Carlo? Perché lei con lo zucchetto e con quel baffo biondo è un vero genovese. Va bene, Anna, quando grazie. Dobbiamo... Sì, sì. Va bene, ringrazia Carlo. Però... Però è un po' birbante sui prezzi, come lo conservare il radicchio? Come dici? Come lo dobbiamo conservare il radicchio? Come conservare? Sentiamolo, dai, veloce. E allora si conserva nel frigorifero, nella parte delle verdure, con lo straccio bagnato avvolto dentro. Ah, sì, dura eh? Anche una settimana, 10 giorni. Va bene, grazie Carlo, grazie. A voi, buon lavoro. Dopo averlo pagato così tanto, lo credo bene che va conservato al meglio. Allora, io però sono incuriosito perché guardate che meraviglia, eh? Guardate che cosa ha fatto Patrignani. Allora, dopo che ho addossato tutte le foglie di radicchio, le ha fermate con questo spago? Prima con un elastico, sì, quindi le ho infilate dentro, poi con questo spago che giro intorno. E poi ci ha messo tutte queste roselline. Ho tolto l'elastico, ho messo la spugna e ho messo tutte queste rose, diciamo, che danno sul rosa, perché è un po' venato anche certo. di rosa e radicchio. Poi la cosa più bella per me è il pepe rosa che contorna vedete? Il tutto. Eccolo qua il pepe rosa, vedete? Sì. Eccolo qua. Tutte cose che si trovano poi comunque per certo, certo. in cucina. Signore, avete pensato sulla tavola della domenica, o quando magari invitate, che ne so, le giovani spose, la suocera, volete fare bella figura? Guardate che centro tavola, Ma il radicchio non è soltanto bello, non è soltanto gustoso, versatile in cucina, è, come vedete, bellissimo da guardare. È anche, soprattutto, questo lo vogliamo sottolineare, soprattutto ricco di proprietà nutrizionali benefiche per il nostro organismo. E allora guardate questa scheda. Le proprietà benefiche del radicchio sono note fin dall'antichità, quando veniva consumato in quantità per gli svariati poteri terapeutici che gli si attribuivano. Oltre ad essere un vegetale tra i più apprezzati e rinomati per le ottime caratteristiche organolettiche, il radicchio possiede degli eccezionali valori nutritivi. Basti pensare alla grande quantità di antiossidanti in esso contenuta, in particolare di antociani, sostanze molto utili nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell'invecchiamento, che tra l'altro gli conferiscono il caratteristico color amaranto. Non solo, le proprietà depurative del radicchio sono talmente spiccate da renderlo molto utilizzato, oltre che in un normale e regolare regime alimentare, anche in fitoterapia. Il radicchio, inoltre, risulta adatto persino nell'ambito di diete ipocaloriche. Infatti, contiene solo 13 calorie per etto e dà a chi lo mangia un senso di sazietà precoce. Insomma, in caso di appetito, preparare il radicchio abbinandolo a poco altro può dar vita ad un pasto non solo gustoso, ma anche molto salutare. Ci hanno raggiunto qui in studio per parlare ancora del radicchio due vostri e nostri amici. Samantha Biale, nutrizionista, bentornata. Buongiorno, grazie. E
il grande Gianluca Mecca, esperto in fitoterapia. Buongiorno, buongiorno. Samantha, vuoi dare nel dettaglio il quadro nutrizionale del radicchio? Sì, molte cose sono già state dette, peraltro molto bene. Ma il basso valore calorico. Con questo tuo aspetto, grazie. Lo facciamo capire meglio, dai. Grazie mille. Allora, innanzitutto 13 calorie che sono pochissime, quindi ha un alto potere saziante. Lo ha detto bene il filmato, perché contiene delle fibre che sono la cellulosa, che quindi stimolano i movimenti dell'intestino, e un'altra fibra che è l'inulina. È una fibra di cui sentiamo parlare molto ultimamente perché viene aggiunta a molti cibi. Ed è una fibra che nutre i batteri buoni dell'intestino. Inulina, che ha anche una funzione ipocolesterolimizzante, quindi abbassa il colesterolo e abbassa il passaggio di zuccheri nel sangue. Certo. Quindi è molto interessante. È vero che il radicchio ha anche proprietà digestive, quindi saliamo nello stomaco magari. Certo, grazie alle sostanze amare che si chiamano guaianolidi, che servono per il fegato principalmente, ma stimolano i succhi gastrici, quindi chi ha la difficoltà a digerire, un buon piatto di radicchio all'inizio del pasto sicuramente apre lo stomaco. Gianluca, parlare di radicchio è come parlare in casa tua, diciamo, no? Ma sì, cadiamo a radicchio, se si può dire, a fagiolo, perché io sono di Asigliano. Ah. E quindi salutiamo il sindaco, tutti quanti. Sì, vabbè, tutti quanti. Salutiamo soprattutto tutti, come si dice, gli asiglianesi. Asiglianesi, agli asiglianesi tutti quanti, dal primo all'ultimo. Ma allora, però questo ortaggio ha anche proprietà fitoterapeutiche, è così? Sì, viene usato moltissimo. Prima Samantha parlava dei principi amari. Questi principi amari vanno ad agire nel fegato, aiutano il fegato a funzionare bene. E il fegato è il grande filtro del nostro organismo. Certo. Quindi ha delle azioni depurative notevoli, proprio perché fa funzionare bene il fegato. Il filtro, diciamo. Il filtro dell'organismo. Certo. Ma ci dai qualche ricetta a base di radicchio per questa azione? Una ricetta depurativa, allora usiamo 60 grammi di radicchio, magari le radici che non usiamo tanto, le foglie quelle che poi più noi dure, magari togliamo, le laviamo bene e le facciamo bollire mezzo litro d'acqua per circa 3 minuti. Possiamo aggiungere anche un po' di cannella per renderlo più buono e quindi possiamo prenderlo anche come digestivo dopo i pasti e depurativo. È una bevanda un po' amara naturalmente. Un po' amarognola, però l'amaro aiuta la digestione sempre per i principi amari. Che abbiamo detto sono invece ottimi. Di prendere l'amaro dopo cena, l'amaro quello liquoroso, si prende questa cosa. Si può prendere radicchio, ma si può aggiungere anche alcol e zucchero se fare un elisir. È chiaro. Ma lo diceva già Fino il vecchio. Posso approfittare della presenza di Merck? No, aspetta, che dicevi? Lo diceva già Plinio il vecchio nel 70 avanti Cristo. Se lo diceva che bisogna lui. E l'ha scritto nella Naturalis Historia, che è un grande trattato di medicina naturale, per cui i rimedi antichi le proprietà sono digestive che del e depurative. Che dicevi? No, allora io ho una pelle molto delicata e facilmente irritabile volevo sapere, un giorno sfogliando la rivista sono venuto a conoscenza dell'esistenza di un impacco di foglie di radicchio da applicare sul viso quando è irritato, e questo maggiormente quando insomma fa un po' più freddo. Volevo sapere se è un rimedio veramente efficace. È una buona idea, a patto di farla fresca, quindi di frullare le foglie di radicchio al momento di applicarle, perché contiene della vitamina A e non, oltre ad avere delle proprietà lenitive, quindi a migliorare la sensibilità della pelle, combatte anche le rughe. Quindi magari aggiungendo anche qualche fogliolina di malva si può fare un impacco, si usa subito perché la vitamina A si distrugge con il calore, con la luce e con l'ossigeno. Quindi si applica subito. Grazie. Quindi, cari signori, cari maschietti, quando voi pensate che a tavola c'è il radicchio e non lo trovate, guardate la pelle della vostra signora, perché magari non l'ha messa a tavola, ma se l'è messo frullato. Allora, a luci spente, prima di questa trasmissione, la dottoressa Biale mi parlava di obesità e diabete in funzione del radicchio, come dire. Sì, diciamo che questo vegetale è molto indicato nella dieta dei diabetici perché ha un tasso di zuccheri molto basso. Come abbiamo detto, c'è l'inulina che abbassa ancora l'assorbimento degli zuccheri. E poi non dimentichiamo che i diabetici hanno spesso un falso appetito che gli fa mangiare in continuazione. Per cui, dando questo senso di sazietà, il radicchio li può aiutare ad allungare i tempi tra i pasti. Quindi sicuramente utile. Oh, io non so se è un mito da sfatare o meno, ma il radicchio
anche, è molto ricco in vitamina C? No, ne contiene, no, però non è ricchissimo, quindi direi è un mito da sfatare. In compenso fa bene altre per altre proprietà, certo, ma non per la vitamina C. Tra l'altro è stata la prima verdura ad essere coltivata nello spazio, su una missione shuttle, quindi andava bene a Plinio il Vecchio, ma probabilmente andrà bene anche ai nostri pronipoti, è un radicchio spaziale. O ai marziani. O ai marziani. I quali li vediamo sempre verdi, e invece stavolta se mangiano il radicchio li vediamo color radicchio. Ma non solo questo è quello che vuole il radicchio ricco di vitamina C, è appunto un mito da sfatare. Ce ne sono molti altri di luoghi comuni in campo alimentare che insomma sarebbe opportuno cancellare o almeno conoscere al meglio. Guardate questa scheda. Sono molte le convinzioni sulla corretta alimentazione che in realtà sono prive di fondamento scientifico. Dalla carne al pesce, dalle verdure alla frutta, fino ad arrivare ai prodotti industriali, gli alimenti che vengono demonizzati o che di contro vengono esaltati a dismisura sono i più svariati. Chi non ha mai evitato di mangiare cioccolato, convinto che facesse venire i brufoli? Chi, dopo un lauto pasto, non ha pensato di consumare dell'ananas per bruciare i grassi? Chi in fase di dieta non si è concentrato sul consumo esclusivo di alimenti light, convinto che fossero i più adatti per mantenere la linea? Insomma, i miti da sfatare sono tantissimi. Resta da capire come nascono tali credenze e quanto sono antiche le loro origini. Per ora, l'unica certezza è che tali convinzioni vanno abolite, perché una scorretta informazione nutrizionale può, in qualche caso, compromettere il nostro stato di salute. Del resto, anche i miti, come Icaro, spesso si bruciano le ali al sole e precipitano rovinosamente al suolo. Bene. Volevo collegarmi un attimo. Prego, prego. Volevo collegarmi un attimo a Radicchio nello Spazio. Radicchio nello spazio. Esatto, eh. È stata una missione alla quale ha partecipato, l'abbiamo mandato noi con la nostra... La sua azienda? Sì, esatto. Il direttore Cesare Bellò ha partecipato a questa iniziativa con la NASA. Beh, quindi un'azienda stratosferica, va bene? Esatto. Bravissimi, bravissimi. Ma a proposito di sfatare i falsi miti che appartengono al mondo agroalimentare, appunto dopo questa scheda, abbiamo chiamato un docente di antropologia dell'alimentazione presso l'Università Suor Orsola Ben in Casa di Napoli, il professor Marino Niola. Benvenuto. Grazie. Niola o Niola? Niola. Niola, ho detto bene, allora, si accomodi. Allora, ci spiega come nascono innanzitutto questi falsi miti, questi luoghi comuni, queste cose un po' sbagliate che non trovano riscontro poi? E nascono un po' dalle nostre paure, dalle nostre preoccupazioni, dal difetto di conoscenza, dalla mancanza di educazione alimentare, un po' tutto questo. E in questo modo poi si costruiscono questi miti che però poi noi consideriamo talmente reali che poi i nostri comportamenti vengono modificati. Poi si diffondono un po' velocemente a macchia d'olio, tanto che si radicano poi nella, come dire, nella dialettica comune, no? Assolutamente sì. Oggi paradossalmente nell'età della scienza e della tecnologia si diffondono ancora di più. Ancora di più. Perché televisione, internet, i media fanno la cassa di risonanza, li amplificano. Quindi è pazzesco, ma uno di questi miti, una leggenda, parte in tempo reale e il giorno dopo tutto il mondo parla di questa cosa. Vi faccio un esempio. Quelle antiche, le voglie delle donne, no? Le donne in gravidanza, si diceva che se un desiderio... Se si toccano qui, esatto. Pensando alla cioccolata. Alla cioccolata, oppure se non viene soddisfatto il desiderio di cioccolata, il bambino nascerà con la macchia corrispondente. Ora, clamorose sciocchezze, come anche quelle più recenti, non so, della fragola che sa di pesce. Anni fa in internet girava questa storia. Fragola manipolata, DNA sì, OGM, della fragola, OGM sì, con sì. quella di un come pesce fa il artico. Pesce, come fa il salmone a superare il freddo del nord? Prendiamo quel frammento, lo mettiamo nella fragola, così la fragola si produce anche d'inverno. È eterna, la mangiamo anche a dicembre, però sa di pesce. Oppure l'altra, il peperoncino killer.
Girava in rete l'idea che ci fosse un peperoncino che bucava lo stomaco di chi lo mangiava, quindi immaginiamo un po'. Le chiamano tecnoleggende e nascono, nascono un po' anche dalla nostra paura, perché la tecnologia ci rende la vita comoda, questo però, è vero, però c'è un aspetto misterioso, sconosciuto, ecco, da cosa nasce. Ma torniamo alla più banale e semplice cioccolata. Samantha, fa venire i brufoli o no? Dillo. Fa andare via i brufoli, dirò questa cosa, non solo non li fa venire, ma li fa andare via. Se applicata, voi sapete che il cioccolato ha dei polifenoli che hanno un'azione anti-age, che fa bene alla pelle. Ci sono molti trattamenti estetici a base di cioccolato. No, se lo metto sulla pelle e se lo mangio. I polifenoli del cioccolato sono degli antiossidanti fantastici. Per cui il mito del cioccolato nasce dal fatto che il cioccolato è un cibo grasso. Però quanto cioccolato mangiamo in rapporto agli altri cibi grassi? Quindi il problema dei brufoli è un problema ormonale, quindi da un eccesso di produzione di sebo i batteri lo attaccano, quindi il cioccolato assolto. Non c'entra niente il cioccolato, semmai aiuta. Semmai aiuta, una dose moderata, 20 grammi al giorno, ci fa diventare più belle. Io sono certo che tutti voi che ci state ascoltando e guardando, quando andate al ristorante e chiedete che frutta c'è al cameriere, sicuramente vi dice, signore, c'è l'ananas. L'ananas è sempre presente 12 mesi all'anno nel menù della frutta di tutti i ristoranti. Perché? Perché si dice, è radicato anche il fatto che l'ananas dopo il pasto brucia i grassi. Assolutamente no, l'ananas invece è ricco di zuccheri e addirittura ad alto indice glicemico. Casomai possiamo dire che l'ananas, ma soprattutto e quindi ci ingrassa. E ci ingrassa, assolutamente no. Diciamolo per favore. Casomai nel gambo d'ananas soprattutto è contenuta la bromelina, che è una sostanza che ci aiuta a digerire le proteine. Sì. Quindi sarebbe meglio. Però sta nella parte quella legnosa che buttiamo via, che sarebbe da mangiare. Allora sarebbe meglio mangiare l'ananas, per esempio, dopo una bella bistecca anziché dopo una pasta asciutta. A proposito di bistecca, no? La carne rossa conterrebbe più ferro di quella bianca. Altra falsità. Moltissime persone si mangiano delle bisteccone enormi pensando di curare l'anemia. In realtà tutte le carni contengono ferro. Gli animali hanno il sangue contiene il ferro, per cui è impossibile che un animale abbia più ferro dell'altro. Addirittura ci sono molti pesci ricchi di ferro, tra cui le cozze. Noi non sappiamo, i molluschi contengono tantissimo ferro, addirittura le cozze ne hanno 5 volte la quantità della carne rossa. Ma è biodisponibile, cioè si fissa? Biodisponibile perché è animale. È vero che la carne fa venire l'aggressività? Si è pensato così a lungo perché era la carne è il pasto dei carnivori, dei predatori, quindi chi mangia la cattivi, carne esatto, e quindi degli aggressori, dei cattivi e dei coraggiosi, a seconda di come vogliamo vederlo. Infatti una volta si pensava che i carnivori, gli uomini che mangiavano molta carne, fossero duri, aggressivi, tosti. Addirittura nel Rinascimento e nel Medioevo i soldati disertori venivano esclusi dal consumo, non potevano più mangiare carne, dicevano devi mangiare erba come le donne, perché non ti sei comportato da uomo. Addirittura. Senta, dottor professor... Di Pietro? Sì, che c'è? Mi scusi, posso fare una domanda alla dottoressa Biale? Ecco. Vorrei che mi togliesse un dubbio. Io dopo ogni pasto mangio sempre la frutta, però mi dicono la devi mangiare perché la frutta dopo il pasto ingrassa, è vero? Allora, intanto il grasso si forma non per alchimie strane, ma perché mangiamo più calorie di quelle che assumiamo. Dopo il pasto la frutta può fermentare, perché la frutta ha una digestione molto rapida. Se noi la mettiamo insieme ad altri cibi, chiaramente rallenta la digestione. Però attenzione, il vecchio dettame secondo cui la frutta va mangiata da sola, io non sono molto d'accordo. Io come spuntino do della frutta con un pezzo di parmigiano, di grana o del prosciutto, perché abbassiamo l'indice glicemico della frutta. Aspetta, come spuntino? Spuntino, frutta, parmigiano. Un pezzo di parmigiano, 20 grammi di parmigiano, 15 grammi e una mela, perché stabilizzo la glicemia, cioè gli zuccheri della frutta insieme alle proteine e ai grassi del parmigiano non salgono immediatamente in circolo, ma ci rimangono più lentamente, per cui noi arriviamo a cena senza avere fame, semplicemente aggiungendo una scaglia di parmigiano. Beh. Professor Mirala, ma questi miti, questi falsi miti, erano più presenti nel nostro comportamento nel passato o nel presente, secondo lei?
Ma ce n'erano nel passato, ce ne sono adesso, come dicevamo prima. Quelli del passato sono rimasti anche oggi. Sono rimasti in parte anche oggi, ma ce ne saranno sempre nel futuro, perché come si dice, è morto un mito, se ne fa un altro. È vero. Nel senso che ci sono sempre, noi più conosciamo e più ci sono cose che non sappiamo. Quindi la nostra conoscenza c'ha sempre intorno una zona grigia che noi non e quindi i miti servono proprio. E perché dobbiamo per forza sposare certe cose che non trovano riscontro e magari rimanere perplessi o addirittura rifiutare le cose vere? Perché? C'è questa tendenza al falso, a non capire, a non credere. In parte perché non sappiamo le vere cause, e però in parte anche perché queste storie spesso, come riempiono un po' le nostre paure, sembra che diano una risposta, in realtà è una falsa risposta, però ci accontentiamo di quello, perché in fondo noi abbiamo già quella paura. E quella cosa lì dice, guarda, è proprio come pensavo, e allora è così, quindi non è vero. Certo. E spesso addirittura ci comportiamo in quel modo, se pensiamo che certe cose facciano male, scatta una specie di effetto placebo, per cui noi mettiamo in moto dei meccanismi anche psicofisici, psicosomatici, non so come chiamarli. Tali che poi quella cosa finisce per farci bene o per farci male e davvero. Ci convince. Che siamo complicati, la verità è questa, siamo ma complicati. Proprio per questo abbiamo bisogno di miti. La ragione è fondamentale, la conoscenza è fondamentale, dove non arriva la ragione arrivano queste storie. Siamo come telefonini, dual band, per certe cose va bene. Ci chiede la linea la nostra Federica Dogana da Roma. Federica? Ci sei? Sì, Alessandro, buongiorno, eccoci. Allora, sono qui con questo ragazzo, Francesco, che seguiva il Battito Studio e voleva fare una domanda. Sì. Buongiorno, dottor Di Pietro. Buongiorno. Anch'io avevo un dubbio. Mia nonna mi dice sempre che per aiutarmi nello studio devo mangiare tanto pesce. Perché aiuta la memoria. Ma è vera questa cosa? Sentiamo. Allora, intanto si dice che il pesce contiene il fosforo che aiuta la memoria. Questa era la seconda parte che è stata omessa. In realtà non è tanto il fosforo che favorisce la memoria, perché il fosforo è contenuto in altri cibi e ne abbiamo tante scorte. Però una piccola parte di verità c'è, ma proprio piccola. Quale? Quella dei pesci grassi. Dovrebbe mangiare pesci grassi, quindi salmone, pesce azzurro, che pesce costa azzurro. Poco ed è dei nostri mari. Sì. Perché le ricerche hanno evidenziato che gli omega 3 contenuti in questi pesci favoriscono una miglior trasmissione nervosa e cerebrale. Addirittura le donne che aspettano un bambino e mangiano molti pesci grassi si dice che abbiano bambini più intelligenti. Si dice o è probabile che sarà così il termine si dice, perché ci sono molte ricerche che sono ancora in corso e che hanno degli studi molto positivi in questo senso. Aspettiamo che queste ricerche finiscano per dire è vero. Allora, va bene? Soddisfatto? Seguita a mangiare pesce, ma magari grasso, eh? Gianluca, allora, anch'io qualche volta, 5-6 stagioni fa di Occhio alla Spesa, dissi mangiate più mirtilli perché fanno bene alla vista, addirittura c'è chi sostiene, e si sono vendute marmellate di mirtilli a iosa, perché si diceva che la marmellata di mirtillo non faceva russare la notte. Pensate un po', tutte le signore che compravano per i mariti che russano, eccetera. Ma non è così. No, non è così. Beh, c'è Schumacher che usava i mirtilli sempre per migliorare la sua vista. Nella sua palestra mobile si dice che non mancasse mai il succo di mirtillo. In realtà, per esempio, per la vista non è mai stato provato niente. Anche Schumacher aveva abboccato al falso mito. Se vogliamo dire così. In realtà sembra dalle ricerche che però aiuti la pressione oculare, quindi del bulbo oculare. In questo campo ci stanno ancora studiando, però invece che aiuti veramente alla vista non è stato proprio provato. Il suo parere? Intanto andrò a comprare pesce grasso perché... Certo, noi siamo... Ma spesso queste leggende nascono proprio da certe proprietà delle cose, no? Il pesce, il fosforo. Sì. Il fosforo è associato alla luce, alla brillantezza, alla luminosità. Quindi chi mangia molto fosforo è brillante. Lucido. E così via. E come era con l'olio? Con l'olio è la stessa cosa. L'olio che cosa fa? Tiene unite e distinte le cose. Le foglie dell'insalata sono attaccate dall'olio, ma sono anche divise. E fa scivolare.
L'olio si usa in tutti i riti, tant'è vero dove si tratta di i riti. I riti. Quando si nasce c'è l'olio. Quando si esce dalla vita la stessa cosa. Tutti i passaggi, quando occorre che uno stadio passi rapidamente si usa l'olio. Quindi le proprietà fisiche di una cosa diventano anche proprietà simboliche. Bellissima questa. Nell'antichità c'è stata una teoria. C'è stata una teoria che associava, stiamo parlando di molti secoli fa, l'aspetto visivo del cibo alle proprietà del cervello, o degli altri organi. Per cui la noce, per esempio, che assomiglia al cervello, veniva data per curare la pazzia, per curare la depressione e così via. Quindi nell'antichità queste cose erano molto frequenti. Samantha, ma insomma, sti cibi light fanno dimagrire o non fanno ingrassare? Com'è? Il portafoglio di sicuro. Sicuro. Allora... Perché sicuramente meno hanno e più costano, è il paradosso, no? Quindi più le alleggerisci e più il portafoglio... No, in realtà ci sono cibi light e cibi light. In realtà l'unico cibo light che io sposo è la bevanda. La cola, perché è un cibo che non ha nulla, ha praticamente zucchero e acqua. Per cui una lattina di cola o di bevanda ha 130 calorie, una versione zero ne ha una. Allora in quel senso ha un significato reale. Quando mi parlano di un formaggio che è stato alleggerito del 25% di colesterolo, se io vado a considerare la porzione di formaggio, calcolo il 25% in meno, è una quantità talmente irrilevante che qui non ha senso. Per cui gli zuccheri sì, i grassi insomma hanno un significato un po' più relativo. Tante volte invece aggiungono lo zucchero, tolgono i grassi e si aggiunge lo zucchero. Per renderli più buoni. Totale. Zuccheri aggiunti, no? La famosa frase che bisognerebbe sempre guardare. Ma è vero che la birra fa venire più latte alle donne in allattamento? Beh. O le ubriaca soltanto? Forse le ubriaca, è più o meno questo. Però le donne che una volta mangiavano, noi questo ce lo siamo dimenticato, però meno e meno bene degli uomini di casa, in gravidanza avevano diritto a delle compensazioni, e una di queste era la birra e l'altra era proprio la teoria delle voglie. Quindi poi che la birra faccia venire il latte o no, io ho forti dubbi. Però lo sanno. Linea da Genova. Bene, ancora Anna Livigni che incombe. Che c'è, Anna? Sì, Alessandro, sono sempre qui al mercato e sono con la signora Fiorella. Sentite che caso le è successo. Sentiamo. Sono stata in Friuli e ho acquistato in un mercatino, in una bancarella, un prodotto che a me sembrava molto interessante. Un radicchio selvatico conservato sott'olio. Però giorni fa io ho scoperto su una rivista che c'è un tipo di radicchio selvatico molto simile a quello, diciamo commestibile, che ha intossicato delle persone perché è velenoso. Ora io volevo sapere, il prodotto che io ho acquistato posso mangiarlo, è un falso regalarlo mito, o è una posso buttarlo? Allora, appunto. Trevisan. Allora, diciamo che il prodotto di cui sta parlando la signora è radici di monte. Radici di monte, sarebbe radicchio di montagna. Ah. Che è un... No, aspetti, me lo ripeta come si dice in genere? Radici di monte. Radici di monte. Va bene. Che è un preciso slow food, per il quale la raccolta viene consentita solo a persone autorizzate. Quindi c'è dietro tutto un disciplinare. Quindi la signora ha comprato un prodotto vero. Sì, ecco, la cosa da considerare è sempre verificare la presenza di un'etichetta nella quale sono indicati produttori conservanti. Oh, andiamo a vedere che cosa ha fatto il nostro artista. Ho realizzato un piccolo bouquet che contornato da foglie di radicchio, quindi sì, è un bouquet alternativo. Invece adesso sto facendo comunque un centrotavola un pochino più importante. Questi sono semi di? No, questi sono dei piselli secchi, è vero. E sono andato a coprire la spugna che non si deve vedere. Adesso inserirò questi radicchi aperti a forma di fiore e poi anche con i fiori all'interno. Siamo in chiusura, quindi... Okay. La signora Samantha aspetta una bella composizione da lei, va bene? Allora, devo dire, ovviamente siamo in chiusura, stop alle telefonate. E naturalmente mi vergogno a dirlo, ma è necessario ribadire che il radicchio è una cicoria. Quanto ci mette a chiudere?
Un attimo, certo. guardiamo un po' che bello. Se, a proposito dei falsi miti, io ne volevo citare personalmente uno. Tutti sanno che Mauro Rosati è un grande tombé de femme, ma è un falso mito invece, Guarda, mi piace. Eccolo qua. Bene, e allora con questo dolce omaggio chiudiamo la nostra puntata, ricordandovi sempre e comunque, occhio alla spesa. Grazie.